dentro di te e che era pronto a buttare via, a tirar fuori il vero te stesso. Perché mi riferisco al bambino interiore? Che cosa c'entra nella creatività questo bambino interiore, sentire il bambino interiore? Perché il bambino in noi è forse l'essere vergine, diciamo così, quello che più si avvicina alla purezza di quello che eravamo veramente noi all'inizio, all'origine, e quindi non è intaccato, non è inserito in quel mondo precostruito che ci siamo dovuti praticamente, in cui siamo dovuti entrare nel momento in cui siamo nati. E niente, e in questo momento, quando noi entriamo in contatto con questo bambino, non siamo più schiavi delle leggi convenzionali nelle quali siamo stati, diciamo, fino ad ora. Tornare bambini è quindi per me un tornare all'origine. Si torna bambini, secondo me si diventa di nuovo creativi e si esce da tutto quello che è l'indottrinamento, l'addomesticamento, tutto quello che è costruito, si è costruito intorno a noi. E magari ritroviamo la parte più repressa che ha solo bisogno di essere espressa. Il creativo, infatti, è quella persona che ha conservato in sé tutto quello che alla fine ha costruito, tutto quello che ha dovuto tenere nascosto, celato per tanto tempo, e quindi quando mette in atto il suo processo creativo è in quel momento che sta esprimendo il vero se stesso. Che cosa dire più? Vorrei aiutarvi durante questo percorso, questo programma, insomma, che condurrò qui su Radio CRT, a ritrovare, a riscoprire lo spirito creativo che c'è in ognuno di noi, perché credo che lo spirito creativo è dentro di noi qualsiasi cosa noi facciamo. Il difficile naturalmente è liberarlo, manifestarlo, metterlo a tirarlo fuori, estrarlo da questa, diciamo, corazza che ci siamo costruiti. E quindi spero con tutto il cuore che durante questo viaggio posso aiutarvi a fare proprio questo, a riscoprire il vostro spirito creativo come l'ho riscoperto io. E quindi vorrei ricominciare proprio da questa canzone, e cioè ricominciare a vivere a colori. Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare. Sento il suono del metallo che stride, mentre passo qualcuno sorride, frena il treno e mi sposta un po', adesso lo so, sto arrivando da te, niente di più semplice, niente più da chiedere.
vi saluto, grazie per avermi ascoltato, ci rivediamo qui venerdì prossimo sempre alle ore 19. Se volete riascoltare la puntata potete farlo su Spreaker oppure seguire di nuovo la diretta su, tramite Facebook, la nostra pagina Facebook. Come si dice, buona la prima, speriamo di averci messo un po' di creatività. Arrivederci alla prossima, adesso vi lascio con Eddie De Michele e Davide Iannuzzo con Quattro Chiacchiere con... Io la tua regina. CRT ha presentato Creativamente Deb. In studio, Deborah Vine. Il programma è stato offerto da... L'isola che non c'è, Family Park, in via De Gaspari, a Flumeri, Avellino. Pubblicità. Legale Guerriero. Lo studio legale dell'avvocato Augusto Guerriero opera in ambito civile, amministrativo e del diritto del lavoro. Effettua consulenza giudiziale e stragiudiziale a privati, imprese ed enti pubblici. Ha sede in Taurasi, Avellino, in Viale Risorgimento numero 1 e a Salerno, in Via Francesco Manzo numero 11. Telefono e fax 0827 74080. Mobile 347 4238 203. A Mirabella e Clano, in via Roma, c'è la cartolibreria Biblo, nuova gestione di Tammaro e Lisa, ove potrai trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Rilegature, copie a colori, edicola, ricariche telefoniche, pagamenti utenze precompilati, pagamenti bollo auto, Sisal, Super Enalotto, tutto per la scuola. Per saperne di più, chiama i numeri 0825 438301 oppure al 338 4304 527. Seguici anche su Facebook. Cartolibreria Biblo, nuova gestione di Tamaro e Lisa vi aspetta in via Roma Mirabelle Clano, Avellino. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino. Telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi De Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio è tutta un'altra musica.
Il programma è offerto da Matullo Trattoria Pizzeria, Viale della Libertà, Melito Irpino, Avellino. Nato Sapore, Bottega del Pane, Piazza Italia 11, Melito Irpino, Avellino. Quattro chiacchiere con Davide Iannuzzo ed Edi De Michele. La finestra di CRT sempre aperta su ciò che accade intorno a noi. Un momento di approfondimento sull'attualità, cultura, solidarietà, denunce, con ospiti in studio ed interventi da casa, raccontando le nostre e soprattutto le vostre idee. Quattro chiacchiere con, per dare voce a chi non ha voce. In studio Davide Iannuzzo ed Edi De Michele. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Buonasera, bentornati, ben ritrovati. Siamo qui alla seconda stagione di Quattro Chiacchiere Con. In studio ci sono io, Edi De Michele, con me il mio compagno di viaggio, Davide Iannuzzo. Ciao Davide. Ciao Edi. Come stai? Bentornati. Bentornati, ma sorpresi sorpresa di vedermi ancora qui? Non mi ha licenziato. Diciamo, non sono riuscito a buttarti fuori da questo programma. Stasera iniziamo col botto, sì. Quindi apriamo... la seconda stagione di Quattro Chiacchiere Con. Per chi ci ha seguito l'anno scorso, abbiamo toccato un po' tanti aspetti di questa provincia e non solo, dalle associazioni alla politica, alle aziende, alla solidarietà, a tanto altro. Continueremo anche quest'anno con un piglio un po' più duro verso le amministrazioni, verso la politica, verso anche le aziende e verso un po' anche la questione ambientale di questa provincia. Sì, è al primo posto, quindi stasera apriremo con due grandi ospiti che te li lascio presentare. Sì, a te, stasera abbiamo qui il dottor Franco Mazza, presidente del comitato Salviamo la Valle del Sabato, nonché presidente irpino dell'associazione Medici per l'Ambiente. Buonasera dottore. Buonasera. E con il dottore abbiamo il piacere di avere con noi il segretario generale della CGIL Avellino, Franco Fiordellisi. Grazie mille per aver accettato subito l'invito, perché avete accettato proprio senza nessun tipo di problemi. Prima di partire con le nostre domande a raffica per scoprire un po' come stiamo messi in questa provincia, sia al piano con il segretario della CGIL, toccheremo specialmente il piano lavorativo in questa provincia. Il dottor Mazza è stato con noi già un paio di volte, un paio di mesi fa abbiamo toccato la questione ambientale. Noi vi lasciamo con il primo brano di questa sera, che te lo lascio sempre lanciare a te, perché scegli tu. E scelgo io, e meno male Annuzzo che scelgo io. E quest'anno è un po', questa sera la selezione musicale sarà un po' tra ambiente e lavoratori, quindi partiamo proprio con una canzone che parla di ambiente. Loro sono i Pearl Jam, una bellissima canzone dei Pearl Jam, appunto cantata dall'allora batterista del gruppo Jack Irons. È una canzone contro la guerra agli animali, all'ambiente, e è una denuncia all'uomo che è disposto a fare tutto per il vile denaro. Pearl Jam, Wild Whale Song. The sun was in cloud, the sun looked down, exposed a trail, mist and spout.